capitano proprio della nazionale e della Fiorentina. Non è purtroppo qua con noi stasera Stefan Jovetic, e io chiamerei qua sul nostro palco ring Sandro Mencucci, che è l'amministratore delegato della Fiorentina. Ci deve spiegare perché non c'è Jovetic. Buonasera. Buonasera. Intanto buonasera, scusate la delusione, volevate Jovetic, ci sono io e quindi mi immagino il microfono che ora non piglio io, mi immagino quanto sia grande. Beh, Stefan aveva una sintomatologia da sovraccarico sul ginocchio che è stato operato lo scorso anno, per cui aveva programmato già una visita di controllo dal professor Benish, quello che l'ha operato. Abbiamo voluto anticipare perché naturalmente nell'anno successivo a quello di un grave infortunio bisogna stare attenti a tutti i piccoli sintomi. Noi abbiamo fatto le nostre verifiche, sembra che non abbia niente di particolare, però è bene che il medico che l'ha operato... Sintomatologia sovraccarico... Non è una bella parola, poi, fa paura. Che fa paura. Forse me la sono inventata anch'io, però... Mi hanno detto sovraccarico, poi al sovraccarico ho detto ma con quale parola lo posso associare il sovraccarico, per cui mi mancava la parola prima, ha detto una sintomatologia da sovraccarico. Va bene, va bene. A volte i medici comunque possiamo stare tranquilli. Anche perché qua la stragrande maggioranza delle persone immagino facciano tifo per la Fiorentina e contano su Jovetic. Questo applauso che nasce spontaneo da un tavolo di donne. Sì, mi aspettavo di gli applausi, però. Grazie mille. Jovetic si è sbloccato particolarmente quest'anno, ha segnato 4 doppiette se non ho perso qualche conto. La Fiorentina, stasera innanzitutto c'è la prossima avversaria che sta giocando, il Napoli, non so come sta andando. Il Napoli sta vincendo 2-0, so, quindi è bene che si sfoghino stasera. Tra l'altro mi hanno chiesto il Napoli di poter anticipare la gara di venerdì alle 18.30 o 19 per consentire loro di tornare a Napoli, perché poi avranno questa partita con il Chelsea. Per cui noi, Fiorentina, società che in campo nel fair play non poteva dire di no, abbiamo acconsentito, è giusto che le società italiane vadano avanti in Champions, poi naturalmente è bene che pensino molto alla Champions e vengano qua a Firenze a giocare con noi. Certo, dato che stiamo parlando delle grandi strutture qua di Firenze, degli impianti sportivi, è per questo che la Fiorentina va tanto bene in casa e fuori casa un po' meno quest'anno? Beh, in effetti Firenze è una città da invidiare anche da un punto di vista degli impianti sportivi. Leggevo, credo non tanto tempo fa, anche sul Sole 24 Ore, che addirittura è una delle posizioni maggiori in Italia in quanto a impianti sportivi. Il nostro stadio è uno stadio bellissimo ma un po' datato, bene vincolato dalle belle arti, però noi tutti speriamo che questa amministrazione sta lavorando per dotare Firenze di un nuovo stadio e siamo tutti in attesa trepidante di sapere cosa succederà. Sandro Mencucci, c'è una maglia da consegnare, credo? Sì, abbiamo una maglia, scusate. Ecco, che Stefan avrebbe voluto essere presente qui perché oramai l'abbiamo adottato definitivamente, certo, come Fiorentino, e quindi essere uno dei testimonial era felice. Sì, e allora ha voluto dare una sua maglia con tanto di dedica e quindi la consegniamo alla presidente dell'associazione Antonella Farugiano, Gia 21, Antonella Farugiano, che torna sul nostro palco ring. Questa va inquadrata. Grazie da parte di tutti i nostri ragazzi. Vediamola. Vediamola, almeno visto che cerchiamo di impersonare Jovetic. Non vedo un fisico idoneo a questa maglia, però. Jovetic è la maglia nostra, la tenga stretta. Jovetic, saranno contentissimi anche sicuramente tutti i ragazzi della sua associazione. Grazie anche a Sandro Mencucci, magari per una foto di gruppo tutti con i primi testimonial a Firenze, città europea dello sport. Poi ne avremo altri, arrivare a 12. Intanto abbiamo presentato Odre Allo, Lorenzo Galli, Niccolò Beni, Susanna Cicali, Leonardo Sottani e Stefan Jovetic, con la presenza sul nostro palco di Sandro Mencucci, l'amministratore delegato della Fiorentina.